Allora Nicola, ci siamo, la decima edizione del Treviso Suona Jazz Festival è alle porte. È alle porte la decima edizione che partirà il 22 di maggio, ma avrà un'anteprima già il 30 di aprile in occasione dell'International Jazz Day che festeggeremo quest'anno qui a Treviso, appunto con l'anteprima Ecco, allora, dato che il 30 aprile ci siamo quasi, tra un paio di settimane, parliamo di questo concerto in anteprima, ti va? È un concerto che noi abbiamo in programma nell'auditorium della Fondazione Benetton, appunto in occasione dei festeggiamenti della Giornata Internazionale del Jazz promossa dall'UNESCO e che vede esibirsi due grandi artisti internazionali come Gabriele Mirabassi al clarinetto e Roberto Taufich alla chitarra classica. È un concerto di jazz, ma che ha anche una certa impronta cameristica. I due artisti presenteranno un progetto dedicato al Brasile, che è un terreno comune ai due per vari motivi che poi chi sarà presente potrà scoprire, ma sono dei motivi legati alla musica essenzialmente. E quindi sono felice anche di riavere Mirabassi quest'anno a Treviso, che è stato un ospite che abbiamo avuto qualche edizione fa, ed è uno dei nomi più importanti del clarinetto mondiale. Ecco, grandi nomi, grandi ospiti, grandi novità, tra cui anche un progetto specifico per i giovani talenti. Sì, noi puntiamo molto sui giovani ormai da qualche anno, organizziamo dei workshop di musica jazz ogni anno che vengono diluiti da ottobre a maggio in occasione del festival. I ragazzi si esibiscono in Loggia dei Cavalieri e presentano il lavoro che hanno svolto nelle aule dell'Associazione Manzato. Noi ci appoggiamo al Manzato per la realizzazione di questi incontri che avvengono con rinomati docenti, tra cui anche docenti che appartengono al Conservatorio di Castelfranco. Quindi è un lavoro che noi pensiamo per i giovani, ma che viene anche in sinergia con due importanti enti come il Conservatorio di Castelfranco e l'Associazione Manzato, e al termine di questo percorso, appunto, i ragazzi che sono in gran parte dei ragazzi che provengono da istituti di musica o da conservatori, quindi sono dei giovani preparati, presenteranno questo lavoro in Loggia dei Cavalieri, al termine di questa esibizione, verranno conferite, come ogni anno, delle borse di studio per seguire. Per frequentare gratuitamente i corsi di Umbria Jazz a Perugia nel corso dell'estate. Quindi siamo felici del risultato che abbiamo ogni anno, accorrono in tanti da più parti del Triveneto e il lavoro è molto positivo. Se posso dire, aggiungo brevemente, gli incontri avvengono con la direzione dei docenti Bucceselli, Ettore Martin, Luca Colussi e Francesca Bertazzo. Fantastico. Poi per ovviamente il calendario completo degli eventi, i nostri spettatori lo sanno, troveranno su Notizie Plus un apposito articolo di approfondimento con il calendario della decima edizione del Treviso Suona Jazz Festival e poi magari noi ci risentiremo più avanti quando il festival entrerà nel vivo. Ma intanto, primo evento, la grande anteprima del 30 aprile. Cioè, 30 aprile in Fondazione Benetton. Per tutti i dettagli anche trevisosuonajazz.it. E allora grazie a Nicola Bortolanza, direttore artistico del festival, in bocca al lupo per questa straordinaria decima edizione. Grazie a voi.